L'appuntamento di mercoledì 11 maggio, ben ritrovati a tutti, rassegna stampa di Telemia, tanta cronaca quest'oggi, ma oggi anche il giorno del raduno alla Madonna dello Scoglio da Santa Domenica di Placanica, raduno per la 54esima raduno dell'apparizione di Maria Santissima Fratello del Cosimo, una giornata importante, migliaia di persone sono attese dunque alla Madonna, parleremo anche di questo, ma soprattutto ci occuperemo dei temi più importanti della giornata che vanno dalla cronaca alla politica, ai temi anche dello sport in coda, ma subito le prime pagine, iniziando da Gazzetta, le mani dell''ndrangheta anche su Roma, lo dicevamo, tanta cronaca quest'oggi, doppio colpo delle procure Regina e Capitolina contro capi e fiancheggiatori della Cosca Alvaro di Sinopoli, ci sono 77 arresti, tra cui anche un sindaco del Regino di Cosoleto, scambio elettorale mafioso e domiciliari, dunque il sindaco di Cosoleto, Antonino Gioffre, l'approfondimento tra poco all'interno. E poi Scilla e Chianalea incantano Giovanotti, che meraviglia, vedete, dice l'artista, è arrivato in Calabria per girare un videoclip, oggi sarà pure a Geraci, queste sono le foto, immagini riportate in questa fotonotizia. Da Gioia Tauro, piano per il raddoppio dell'inceneritore, la regione tira dritto e gela, i sindaci restano distanti, le parti dopo l'avvio del confronto ieri alla Cittadella, la regione tira dritto sul raddoppio dell'inceneritore. Reggio Calabria, università, il GIP nega l'interdizione per altri 8 prof e andiamo ad occuparci delle altre notizie. Rimini, molestie sessuali al raduno degli alpini, raffica di querele, poi la guerra in Ucraina, vedete il treno dell'orrore nei vagoni frigo, i russi uccisi a centinaia nella regione di Kiev, Draghi da Biden e Putin, voleva dividere l'Unione Europea e USA ma ha fallito. Lasciamo Gazzetta, subito la prima pagina del quotidiano per proseguire questo nostro giro su quelle che sono le prime pagine di oggi dei quotidiani calabresi che troverete in edicola per questo mercoledì 11 maggio. I clan calabresi all'assalto della capitale, colpo al primo locale di 'ndrangheta a Roma, gli affiliati erano pronti a fare una guerra. Operazione della direzione investigativa antimafia contro gli Alvaro di Sinopoli con 77 arresti, in manetta anche il sindaco di Cosoleto, per voto di scambio impegnate le procure di Reggio e Roma. La fotonotizia, termovalorizzatore, sindaci e regione restano distanti, i numeri del nuovo impianto e le contraddizioni di azione. E poi il procuratore Gratteri, dopo le minacce di attentato, nessuna novità, io vado avanti, dice Gratteri. Catanzaro, scorta civica e sit-in a sostegno del capo della DDA. E poi dalle varie province, Cosenza, lutto, folla per l'addio a Franco Lanzino. A Catanzaro comunali, una coalizione per il bene della città. Intanto si candida Wanda Ferro con Fratelli d'Italia, ci occuperemo dopo di questa notizia dell'ultima ora. Reggio, Mediterranea, l'Ateneo si affida a Costabile, a Vibo, consiglio, tempi incerti per ex CGR Triparni e ancora Crotone, Covid e fuga di notizie, condanna per l'ASPA. San Giovanni Fiore, per un esame cardiaco bisogna aspettare 244 giorni, per un esame dunque al cuore 244 giorni a San Giovanni in Fiore nel Cosentino. I consumatori, vergognosa corsa in salita dei prezzi dei carburanti che continuano ad aumentare un po' in tutta la regione. Spiagge in Calabria, 17 bandiere blu, 2 le nuove entrate, tra cui anche Caulonia, riconferma per Roccella e Siderno. La guerra in Ucraina, Mosca pronta a un lungo conflitto, cadaveri di soldati russi nei vagoni frigo, diplomazia al lavoro, Draghi incontra Biden. E ancora, per quanto riguarda il nostro portale www.telemia.it, lo abbiamo detto, Giovanotti gira il suo nuovo videoclip, oggi sarà a Geraci e la città sarà interdetta al traffico veicolare, qui vedete Giovanotti in foto. E poi Locri, Gratteri parla agli studenti dell'istituto Maresca. Ancora, due cadaveri ritrovati in un appartamento di Vibo Marina, potrebbe essere il gas, uscita di gas, la causa di tutto ciò, ci sono indagini in corso. E poi ancora, dicevamo, questa fuoriuscita di gas che ha provocato il decesso, ma ci sono delle indagini in corso per accertare il tutto. Covid, aumento dei contagi in Calabria, ieri nel bollettino delle 17, 2009
6 nuovi casi e 3 decessi. E poi lo dicevamo, bandiera blu 2022, la soddisfazione del sindaco Maria Teresa Fragomeni per la riconferma di Siderno e anche quello di Caulonia per quanto riguarda la new entry per le bandiere blu per quest'estate 2022. Lasciamo il nostro portale calabria.live, titolo in rosso per l'apertura, no impianti inquinanti, no discariche e la via per la transizione ecologica. Il presidente della regione Roberto Chiuto indica il percorso virtuoso per bypassare il problema rifiuti, nuove tecnologie per trasformare un'infrastruttura che non rispetta l'ambiente. Intanto Chiuto, la bassa affidabilità del polo tecnologico di Gioia richiede urgenti riammodernamenti, dice. Poi sanità, Giovanni Profiti, il nuovo super consulente di Occhiuto. Qualche altra news che arriva dal porto di Gioia Tauro: prima Corap trasferisce a regione proprietà del raccordo ferroviario. Ancora Roccella conquista la sua 20ª bandiera blu e poi tanti sottoscrittori firmato un accordo promosso dalla regione a sostegno degli ITS. Per quanto riguarda Calabria Parlamento, Tribunale Rossano, Scutellà del Movimento 5 Stelle chiesto incontro con il presidente della Commissione Giustizia. Lasciamo anche Calabria.live, abbiamo anticipato tutti i titoli più importanti della giornata per quanto riguardava i quotidiani calabresi. Adesso la guerra in Ucraina, poi tutti i temi calabresi, trovati i corpi di soldati russi nei vagoni frigo. Entriamo nel vivo all'interno delle notizie che riporta il quotidiano del sud di oggi. Oltre ai militari, circa 100 civili intrappolati nell'acciaieria. E poi l'approfondimento, vedete, focus urgente, arrivare al cessate il fuoco. E ancora distrutte 126 istituzioni educative. Per quanto riguarda la pagina numero 3, Putin è pronto a una lunga guerra con misure imprevedibili. La previsione dell'intelligence USA, Biden firma la legge per velocizzare l'invio di armi. Qui vedete Vladimir Putin in foto. A Chernobyl più radioattività ma non pericolosa, rischio incidenti nella centrale di Zaporizhzhia. Ancora le dichiarazioni del direttore dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. E poi la testimonianza, l'istruzione ai tempi della guerra, il professore soldato che continua a tenere lezioni in DAD dal fronte. Voltiamo pagina, lasciamo la guerra in Ucraina e ci andiamo subito ad occupare degli altri fatti. La cronaca tutta calabrese, lo anticipavamo nei titoli di apertura, lotta al crimine dall'Aspromonte all'assalto della capitale. Qui il sindaco di Cosoleto Antonino Gioffrè, vedete, arrestato ieri agli arresti domiciliari. Brizzi della Dia con 77 arresti, tentacoli su varie attività economiche. Qui tutti i nomi degli indagati destinatari dell'ordinanza cautelare applicativa della custodia in carcere, tra cui, come dicevamo, proprio il sindaco di Cosoleto che appare in questa foto. Tra gli arrestati il primo cittadino del comune Reggino. Siamo un carovana pronti alla guerra. E poi ancora l'inchiesta capitolina, dal 2015 c'è un locale di 'Ndrangheta a Roma, l'autorizzazione dalla casa madre in Calabria. E poi l'inchiesta Regina, voto di scambio con gli Alvaro alle elezioni comunali del 2018, la cappa della potente cosca di Sinopoli. Lotta al crimine, Nicola Gratteri, non è una novità, vado avanti. Il capo della DDA di Catanzaro in due scuole nella Locride. Vedete qui Gratteri prosegue la sua azione di educazione alla legalità. Dopo l'attentato sventato non si fa intimidire, le prime minacce risalgono agli anni 80. Non comment sulla mancata nomina intanto. Per quanto riguarda la mobilitazione, vedete notizia di centropagina, istituita la scorta civica per il procuratore, previsti sit-in in tutta Italia, il primo si terrà a Catanzaro, qui la sede della procura di Catanzaro in foto. E poi la sentenza rinascita Pasquale Gallone, occhi e voce del super boss Luigi Mancuso, il GUP tratteggia la figura dell'imputato che appare in questa foto. Continuiamo col quotidiano del sud, che è la prima testata calabrese che stiamo analizzando con i fatti più importanti della giornata, le pagine regionali Calabria che ci proiettano poi ai temi della provincia e del comprensorio. Parliamo di termovalorizzatore, regione e sindaci restano distanti. Il sindaco di Gioia Tauro Aldo Alessio mette sul tavolo le altre criticità di Gioia Tauro, l'unica apertura riguarda i controlli ambientali più stringenti affidati ad Arpacal. Vedete qui Roberto Chiuto con i tecnici Siviglia, Gualtieri e Corso.
gomito. I numeri della regione sull'impianto, il no del sindaco della città metropolitana Versace, nonostante Calenda, il vecchio polo ha finito il suo ciclo, il nuovo permette una riduzione di emissione. Qui vedete il polo tecnologico di Gioia Tauro oggi, vedete, qui è ancora la criticità dell'impianto attuale, nell'altra i vantaggi dell'ammodernamento. Per parlare naturalmente dei numeri della regione sull'impianto, il vecchio polo ha finito il suo ciclo, il nuovo permette una riduzione comunque di emissioni, il no del sindaco della città metropolitana Versace nonostante Calenda. Continuiamo, vediamo la notizia ancora da Gioia Tauro, il raccordo ferroviario è ora in mano alla regione. Chiuso l'iter di cessione da parte del Corap, poi mare, le buone notizie che arrivano dunque dalla Calabria, anche dalla provincia e dalla Locride, bandiere blu, due nuove e nessuna bocciatura, con Caulogna e Isola Capo Rizzuto si sale così a 17, dunque riconferme importanti per quanto riguarda Roccella Ionica e Siderno, new entry, Caulogna come bandiera blu 2022. Ci occupiamo adesso di sanità, lo dicevamo in apertura, per un esame attesa di 244 giorni, denuncia di un cittadino di San Giovanni in Fiore, spostarsi fuori provincia, l'ecografia cardiaca in ospedale impossibile, anche a Cosenza stessi problemi. Vedete qui l'ospedale di San Giovanni in Fiore, ben 244 giorni di attesa. A Catanzaro aziende agricole in crisi, le proposte per salvare l'eccellenza calabrese, serve un fondo per anticipare le quote assicurative. Poi Reggio Calabria, strutture psichiatriche non accreditate ma pagate lo stesso, battaglia intanto dei sindacati, oggi la conferenza stampa Melito indetta da Will e USB. E poi il bollettino, quello che riguarda la pandemia, il Covid, i contagi ci sono ancora e aumentano anche in Calabria, crescono i ricoveri in area medica, salgono i casi, 2009 e 3 vittime, situazione difficile anche nel Crotonese, nel Vibonese e nella provincia di Reggio. Il lutto adesso con la pagina di Cosenza, per occuparci di province, l'ultimo saluto a Franco Lanzino, una vita spesa a restituire sorrisi e speranze nel ricordo della figlia, una folla commossa ha partecipato ieri ai funerali del papà di Roberta, vedete qui un momento dei funerali di Franco Lanzini ieri nella chiesa di Sant'Antonio a Commenda di Rende. E poi l'intervento nel PD, nasce un'aria controcorrente, la mozione Tursi analizza l'esito del congresso. Unica, l'addio al professore Francesco Menichini, contribuì con Andò alla nascita della facoltà di farmacia. Proseguiamo con il quotidiano del Sud, in questa parte finale di prima pagina, con le varie province, ci spostiamo direttamente a Catanzaro, la città che si prepara al voto insieme per il bene della città. 10 liste per la coalizione a sostegno del candidato sindaco Donato, il progetto unisce più delle ideologie, nessun simbolo di partito e qualche no. Vedete qui intanto una riunione allargata con altri gruppi, nessuno spazio ad altri organi dello Stato. E ancora le brevi, regioni in cittadella Erika Stefani oggi e comunali sempre il 13 iniziativa PD per Fiorita, altro candidato a sindaco, comune insediate le 9 RSU. Elezioni ancora, le liste saranno presentate venerdì e sabato prossimi in sala concerti. E poi ancora elezioni, rilascio certificazioni, gli orari e i servizi dell'ufficio elettorale sempre di Catanzaro. Continuiamo, rimaniamo all'interno delle pagine catanzaresi, il meeting rete per il recupero dei soggetti con dipendenza patologica all'università, il congresso regionale della CITID. E ancora a fianco sanità e ruolo delle infermiere e le prospettive future, ne discute la FENOP stamattina il congresso. Arte, le forme per quanto riguarda, vedete la notizia che viene riportata nelle pagine Catanzaro di Arte, la personale dell'artista di Badolato in mostra al MARC fino al 31 agosto, ringrazia il papà che gli ha messo in mano dei colori quando era piccolo e tutti quelli che hanno avuto fiducia nel suo talento diventando uno straordinario viaggio nella bellezza. Lo sguardo di Roberto Giglio si sofferma sulle figure degli uomini, in particolare delle donne, qui vedete Rocco Guglielmo e Roberto Giglio in foto.
Conferma unanime per Morabito, andiamo ancora avanti, pagina 21, polizia, i temi della legalità e della sicurezza in città al centro dei vari interventi. Celebrate il congresso provinciale del SIULP, rieletto il segretario uscente. Lasciamo le pagine di Catanzaro, apriamo quella di Reggio adesso per proseguire per quanto riguarda naturalmente le notizie più importanti di oggi. L'Ateneo si affida a Costabile. Sisma Università, il Senato accademico ratifica la sua nomina, Reggio Gerend Causa, il rettore dell'insediamento, il sistema ha limiti evidenti ma anche eccellenze. Vedete qui Felice Antonio Costabile, rettore per quanto riguarda l'Ateneo Reggino. E poi i fondi per transizione ecologica, occhio a non perdere il bando da 3.700.000 euro, audita l'assessore Martino. Angela Marcenò intanto suona l'allarme. E poi Mediterranea, per altri 8 indagati è rigettata la richiesta di interdizione. Vertenza, il Sud proclama lo sciopero dei dipendenti Castore invece per il prossimo 20 di maggio. Incontro sempre a Reggio, nelle pagine all'interno delle varie province, il Giro e Nibali per il no alla guerra tra associazioni regina e le muse e quella messinese Impronte. Dopo 2 anni di stop, domenica il grande ritorno anche di Bici Città a Reggio Calabria, investimenti sostenibili 4.0, giovedì webinar di Camera di Commercio. Poi dalla città, Baracca, la ricostruzione post sisma del progettista Ernesto Basile per i 100 anni di Palazzo San Giorgio. Ci occupiamo di quelle che sono le notizie adesso che arrivano dalla provincia, poi subito la Locride, Bellantoni e unità apparente nel PD. Villa San Giovanni, il candidato sindaco non convince tutti, ma Musolino rassicura. Calabro sostiene Caminiti. Caos calmo nel centrodestra, il nodo è Siclari. Qui vedete Totò Calabro, è stato sindaco di Villa San Giovanni e anche presidente della provincia. E poi Enzo Russo in quest'altra foto da Melito, servizi sanitari insufficienti. I democratici fanno il punto tra diritti, limiti e proposte. Agora tematica. Scilla Giovanotti a Chianalea per girare un video ed è bagno di folla, ma è bellissimo qui, dice il cantante toscano. Oggi pomeriggio sarà anche a Gerace, lo dicevamo prima. Siamo già alla pagina della Locride, Roccella, una rete tra comuni per gli sbarchi. Il prefetto incontra i sindaci per affrontare l'emergenza estiva. Individuare siti per un'accoglienza degna e un supporto delle attività dei soccorsi. Vedete qui il prefetto Mariani al porto di Roccella durante uno sbarco. E poi a Caologna sventola bandiera blu con Sedena e Roccella, nuova pista ciclo pedonale intanto per la città caolognese. Qui vedete la bandiera blu che sventola quest'anno anche a Caologna, la prima volta. La ciclovia della Magna Grecia unirà 3 città. Careri, il borgo diventa un cantiere aperto, tutte le opere che cambieranno il paese. Il vice sindaco Caminiti presenta il piano degli interventi. Eccolo in questa foto, Pino Caminiti, scuole, strade, illuminazioni, impianti sportivi, fogne e costoni. Era l'ultima news della Locride, ci occupiamo di Piana adesso per proseguire in questa parte finale. A Palmi si vota nel prossimo mese e parla il candidato a sindaco del Circolo Armino, Pino Ippolito. Sono 3 i candidati a sindaco a Palmi, ricordiamo l'uscente Ranuccio e poi l'ex sindaco Giovanni Barone. C'è da cambiare rotta, il nostro è un programma di sviluppo, dice il candidato sindaco Ippolito. Qui vedete Pino Ippolito Armino in foto e qui un'intervista al quotidiano di Domenico De Luca. La città ospiterà il congresso della federazione ciclistica in occasione della tappa del Giro d'Italia. Lavora l'ITIS di Milano, siamo a Polistena, a Udino il senatore sollecita la città metropolitana, appello da parte del senatore. Il progetto che prevede l'ampliamento è ancora fermo al palo. Altre notizie sempre dalla Piana, ancora Palmi, questa volta per cambiare argomento, abusivismo edilizio, sigilli a un fabbricato e 3 denunce, struttura di 300 metri quadra, Taurianova, SPES contro SPEM, sequestrati beni per 50.000 euro a un imputato, provvedimento da parte del Tribunale. Rosarno, per la cronaca, sequestrato centro di riparazione auto non autorizzato.
Per quanto riguarda la pagina di Vibo, consiglio tempi incerti per Ex CGR Triparni, l'area di Porto Salvo non è ancora stata bonificata. Miceli pronto a chiedere gli atti. Sulla messa in sicurezza di Triparni l'assessore non si sbilancia. Serata di finale di Coppa Italia questa sera, giusto per parlare di calcio, si gioca a Roma all'Olimpico alle 21 Juventus-Inter. A chi il tricolore? E questo, vedete, il punto di domanda. Bianconera a caccia del riscatto, Allegri sarà una bellissima serata, Inzaghi, i dettagli fanno la differenza, e qui vedete i due tecnici che caricano i loro giocatori per questa finale attesissima. Si assegna il trofeo in la Coppa Italia. Poi le calabresi, Regina, qualcuno si è fatto avanti, il futuro incerto della Regina dopo l'arresto del presidente Gallo. Ci fermiamo qui, non ci sono altre notizie per quanto riguarda il quotidiano del Sud. Si chiude la prima parte, si apre la seconda, in sintesi la guerra in Ucraina all'interno come sempre, poi ci occuperemo di temi regionali in Calabria con tutti i fatti che arrivano dalla Ionica, dalla Tirrenica e soprattutto dal comprensorio con riflettori puntati anche sulla segnazione della bandiera blu 2022. Mosca abbandona i caduti in Ucraina. I cadaveri dei soldati russi lasciati lungo le strade della città devastate dai bombardamenti. Orrore nelle discariche. E ancora, per quanto riguarda l'armata, intensifica gli attacchi. Offensiva sulla costa, missili su Odessa. Azov sotto assedio. Monastero e patriarcato distrutto dai russi, l'eramo di San Giorgio della Santa Dominazione, vedete un gioiello che risale almeno al 1526, sentinella contro i tatari di Crimea. E poi l'eroe con un braccio al titanio, un occhio di vetro, la storia del comandante Simolienko di 28 anni tra i residenti di Mariupol. Ancora, per quanto riguarda la guerra in Ucraina, embargo del petrolio, due opzioni Unione Europea per convincere Orban, condivisione del greggio con Budapest e fondi ad hoc. Intanto il sesto pacchetto di sanzioni resta in stallo. Draghi, l'Italia e l'Europa vogliono la pace. Qui il premier, vedete Casabianca, Joe Biden e il premier Mario Draghi. Il conflitto sarà lungo, arriverà in Trasnistria. L'intelligence americana avverte dunque lo zar, punta a sfiancare l'alleanza atlantica col trascorrere dei mesi. Arriverà anche in Trasnistria dunque il conflitto, profonde divergenze intanto tra 5 Stelle e Partito Democratico, sostegno militare a Kiev e fronti interni, Letta e Conte a confronto. Proseguiamo, lasciamo la guerra in Ucraina, gli altri fatti che riporta Gazzetta del Sud, parliamo proprio di bandiere blu in Calabria, New Entry, Caulonia e Isola Capo Rizzuto. Nella regione le località turistiche prescelte per la pulizia delle acque salgono così a 17, valutate anche i servizi, le strutture alberghiere e il verde urbano. E qui vedete Isola Capo Rizzuto, nuova bandiera blu scelta dalla FE, Federazione per l'Educazione Ambientale. Qui una bella veduta proprio di Isola Capo Rizzuto in questa foto riportata da Gazzetta di oggi. Molestie e nuove accuse al raduno degli alpini. Lo scorso fine settimana a Rimini al lavoro per le querele, l'associazione non una di meno. Concorrenza, balneari, braccio di ferro, Lega, Movimento 5 Stelle. Il Carroccio chiede 5 anni di proroga delle concessioni, l'aula slitta alla prossima settimana. Il Movimento, un rinnovo significa mandare l'Italia in infrazione Unione Europea. E qui il nodo delle concessioni balneari monopolizza la scena. Ergastolo ostativo. Ostativo altri 6 mesi al Parlamento. La consulta accoglie la richiesta di rinvio. Il compito è quello dunque di provvedere a una disciplina organica. Di provvedere a una disciplina organica, dicevamo, qui concesso più tempo per portare a termine l'iter della riforma. Intanto la Camera boccia il presidenzialismo, la proposta di Fratelli d'Italia per la nuova legge elettorale. Si ipotizzava un sistema alla francese con l'elezione diretta del capo dello Stato. Continuiamo sempre con Gazzetta del Sud, in questa parte finale parliamo di coronavirus e di vaccinazioni. Speranza, il ministro della Salute, agli over 80 fate il secondo booster, dice. Monito del ministro della salute, la pandemia non è finita. Il nuovo richiamo può salvare la vita, la mortalità da Covid riguarda soprattutto le persone d'età molto avanzata. Lo Stato investe altri 34 milioni di euro sui futuri vaccini, lo ha detto a chiare lettere Roberto Speranza, che ha confermato che comunque la pandemia non è finita.
SOS pronto soccorso, è necessario aumentare medici e salari. A Ferrara invece operaio 37enne cade da un ponteggio e muore, botte per i brutti voti, genitori condannati a risarcire i figli. A Torino efficienza energetica, 22 indagati per truffa. E ancora Edi Sud, indagati vecchi editori. Continuiamo per quanto riguarda Gazzetta del Sud, i tassi dei mutui sopra il 2%, l'Istat vede incertezza sul PIL, inflazione alle stelle per i maxi rincari del greggio e dei prodotti alimentari. Fa bene sperare il mercato del lavoro che continua a registrare la crescita dell'occupazione. La BCE calcola un rialzo medio all'1,47%, a marzo l'aumento mensile più forte dal 2011. Mutui insostenibili dunque, l'inflazione europea a livelli record, il 7,5% solo in aprile. Abbiamo detto dello sport, del calcio, ci passiamo attraverso Gazzetta prima della conclusione con i temi calabresi, Juventus-Inter, riecco la sfida in finita questa sera la finale. Allegri, ci vorranno pazienza e lucidità, Dybala giocherà, Vlahovic sta bene ed è sereno. Inzaghi, daremo il 120% per vincere, la squadra è pronta, bastone ancora da valutare. Dunque la Juve si affida a Dybala, giocherà Bernardeschi e Vlahovic in avanti, spazio anche per il ritorno di Alessi, Sandro e Zaccaria a centrocampo. Nell'Inter Dzeko, Lautaro per la coppia d'attacco per questa super sfida di questa sera. Alle 21 la finale di Coppa Italia, Juventus e Inter. Abbiamo detto delle calabresi, incertezza sul futuro della regina, Catanzaro che pensa alla sfide ormai vicinissime, quella che riguarda i playoff, e noi andiamo avanti con le pagine regionali Calabria. Abbiamo detto della notizia di cronaca che abbiamo anticipato in apertura, l'Andrangheta conquista anche Roma. Due operazioni disposte dalla Procura Antimafia di Reggio e dalla DDA Capitolina contro la Cosca Alvaro di Sinopoli e Cosoleto, ci sono in tutto 77 arresti. I referenti locali rispettavano gli ordini dei padrini calabresi. Siamo una propagine di là sotto, gestendo attività economiche nella ristorazione, mercato ittico, ritiro delle pelli e degli oli esausti. Le 77 misure cautelari, vedete tutti i nomi riportati qui, ben 15 agli arresti domiciliari, 38 arrestati in carcere, 5 agli arresti, dicevamo, domiciliari, e per quanto riguarda naturalmente questa operazione. Il sindaco Gioffrè e il patto con il boss, le accuse all'amministratore di Cosoleto, finito ai domiciliari. Nella corsa al voto anche giorni di tensione per la candidatura in concorrenza del nipote di Carzo. Per quanto riguarda ancora la notizia di pagina 19, la forza delle armi per risolvere i contrasti, ancora approfondimenti sull'operazione, gli investigatori della DIA hanno ricostruito le dinamiche criminali sull'asse Reggio-Sinopoli-Roma. Il GIP sul ruolo dei capi clan nella gestione degli affari e nel controllo del territorio, potevano contare su una rete di sodali pronte a intervenire a richiesta per esaudire qualsiasi necessità. E ancora doti, codici e affiliazioni, ancora all'ombra di polsi, riti delle ndrine nelle intercettazioni. Siamo vista la Madonna della Montagna pure con loro e ci sono stati movimenti. Altri approfondimenti, vedete la spedizione, il nonno voleva organizzare, che partivano in quattro pure lui per accompagnarli a scubettate e fucilate. Poi vedete gli inquirenti, quando gli indagati ne parlano, non si tratta di un gioco o di innocenti riferimenti e dei sodalizi leciti. Le intercettazioni, ancora imprenditore di Tropea nel tunnel di usura ed estorsione. Altre notizie che arrivano questa volta dal Vibonese, quattro le misure cautelari scattate nei confronti di esponenti del clan La Rosa, di un commercialista e di un medico in pensione. L'indagine condotta dai carabinieri è coordinata dalla DDA di Catanzaro. Vedete qui il Antonio La Rosa è capo dell'omonimo clan di Tropea e interessi usurai Pasquale La Rosa, anch'egli finito in carcere, scrive Maria Lucia con Instabile. Proseguiamo ancora con Gazzetta del Sud, parliamo dell'inceneritore adesso, che trova spazio anche all'interno di Gazzetta, da Gioia Tauro, il raddoppio dell'inceneritore. Nel vertice alla regione il governatore ha aperto al confronto, richiesto dai sindaci, ha ribadito i motivi della scelta. Ho chiuso, non vogliamo impianti malfunzionanti, ma gli amministratori non ci stanno. Vedete qui l'incontro fra Occhiuto e i sindaci, e qui ancora l'inceneritore di Gioia Tauro con i camion in attesa di poter scaricare. Consegnate alcune proposte alternative, ma il dialogo è difficile perché le posizioni restano molto distanti.
Catanzaro, intesa in regione sull'istruzione tecnica, così i giovani si avvicinano al lavoro. Sottoscritta l'intesa con la rete nazionale della Fondazione ITS. La vicepresidente Princi, le politiche attive, dice, del settore sono per noi fondamentali. Vedete, il protocollo è stato sottoscritto da regione, ITS e in un'industria. Il leader di un'industria, l'accordo rappresenta, dice, un salto di qualità nell'investimento sul capitale umano. Opererà nella sanità il manager Profiti, consulente di Occhiuto. Eccolo in questa foto, Giuseppe Profiti, già manager dell'ospedale Bambin Gesù. Nessuna sospensione per altri 8 prof di Reggio, l'inchiesta sui concorsi all'università. Ieri vedete il diniego del GIP all'istanza della procura, esigenze cautelari assenti. Nella bufera all'Università Mediterranea di Reggio Calabria, che appare in questa foto. Siamo nella pagina di Reggio, si fermano i lavoratori di Castore e sul rompe gli indugi e sciopera. Sul rompe gli indugi e sciopera, contestati i ritardi nei pagamenti degli stipendi e la poca sicurezza. Nessuna forma di dialogo è stata messa in atto nell'ultimo periodo. Dunque la situazione è difficile nella società in house del comune, che si occupa dei servizi pubblici. Protesta, già in passato i lavoratori di Castore avevano chiesto precise garanzie all'amministrazione e alla società. Intanto adesso ha rotto gli indugi e ha iniziato così lo sciopero. Il 6 aprile scorso era stata indetta una prima giornata di astensione, che poi è stata anche congelata. E che se Alivalle i rappresentanti sindacali incontrano Versace, nuovo passaggio dell'avvertenza della multinazionale che vuole chiudere lo stabilimento di San Gregorio. CGIL e CISL e UIL chiedono alla politica di farsi portavoce della situazione di crisi occupazionale. Pagina di Reggio ancora, prima di passare ai temi che riguardano la Ionica e la Tirrenica, la Guardia di Finanza accende i fari sui murales e l'esposto di Filomena Iati. Eccolo in questa foto. Furono realizzati in occasione della festa della liberazione e sollevarono tante polemiche. E ancora nomina all'ASI, assolti Gentile, Gargano e Albanese, erano accusati di abuso d'ufficio e tentata truffa. Il tribunale ha sancito la legittimità dell'operato dei tre amministratori. La lunga vicenda giudiziaria è stata innescata dalla denuncia di un ex dirigente. Vedete qui assolti, il fatto non sussiste per Giuseppe Gentile, già presidente dell'ASI, e gli ex componenti del comitato direttivo Nicola Gargano e Rocco Albanese, entrambi appaiono in questa foto. Bici città, socialità e ambiente a braccetto. La manifestazione di domenica è legata anche alle tematiche dell'inquinamento. Domenica mattina la partenza alle 9.30 da Piazza Indipendenza. Vedete qui la presentazione, la conferenza stampa avvenuta a Palazzo San Giorgio. Lasciamo la pagina di Reggio, andiamo direttamente ad occuparci di altri temi, quelli che arrivano dalla Tirrenica. Parliamo di Giro d'Italia. A Palmi sale la febbre rosa. Domani alle 12.50 da Piazza Primo Maggio, la partenza della sesta tappa, 192 km fino a Scalea, che attraverserà Gioia Tauro e Rosarno. Nel sottotitolo, ultimi interventi di manutenzione e pulizia delle strade interessate dalla corsa. Qui vedete l'installazione che ricorda che Palmi è città di tappa di Giro d'Italia 2022. Moser e Gianni Motta in bici con gli amatori, iniziativa di solidarietà in mattinata. Qui vedete uno striscione celebrativo della tappa del Giro d'Italia. Verso le elezioni a Villa San Giovanni il piedi lancia Bellantoni, orgoglio e fiducia. Vedete il candidato del centro-sinistra sindaco di Villa. Secondo il circolo dei Dem, l'ex consigliere rappresenta la sintesi ideale per la quale un fabbricato abusivo usato come abitazione, sequestrato dai carabinieri a Palmi, copertura di un garage in attesa di condono, denunciate intanto 3 persone. Qui i carabinieri della compagnia hanno effettuato il sopralluogo. Lido Vieri commemora il grande Torino Galatro, anniversario della tragedia di Superga. L'ex portiere della nazionale accolto dai tifosi granata proveniente da tutta la piana. Vedete qui a Galatro Lido Vieri insieme al sindaco Sorbara e al comandante Spadaro. Per quanto riguarda invece la pagina 27, il seminarista Antonino Napoli ha ricevuto, vedete, l'accolitato, e ancora la cerimonia dell'accolitato ad Antonio Napoli.
colpito da Antonio Napoli. Sequestro di conti correnti alla Costa Zagara Avignone a Taurianova per un valore di circa 50.000 euro ai danni di un indagato in spes contra spem. E ancora a Rosarno, sequestrato un centro di riparazione auto. A San Giorgio Morgeto sono le brevi, domani l'inaugurazione alla Porta del Parco. A Cittanova, al Gerace, un labirinto di barche con gli origami. E ancora volontariato per sgravi sulla Tari, consiglio comunale a Rizziconi, la proposta del consigliere di minoranza Anastasi al sindaco Giovinazza. A Molocchio, laboratori tecnico-didattici di formazione all'olivicoltura. E ancora sfalcio e pulizia aiuole per prevenire gli incendi in quel di Polistena. L'ordinanza firmata dal sindaco Tripodi prevede sanzioni da 25 a 500 euro. Proseguiamo con Gazzetta del Sud. In questa parte finale di rassegna stampa riapriamo l'edizione di oggi del giornale per quanto riguarda naturalmente Gazzetta, datata 11 di maggio. Qualche problema nell'apertura del quotidiano, evidentemente nello scarico del PDF per l'edizione di oggi. Vediamo se riusciamo ad avere il giornale. No, mancano le pagine finali per quanto riguarda Gazzetta del Sud, relative soprattutto a quelli della Ionica. Diamo la linea un attimo alla regia Schecci Commerciale per vedere se riusciamo a ripristinare l'edizione di Gazzetta del Sud. Un breve Schecci Commerciale, linea alla regia. La televisione sta cambiando in tutta Europa, è quindi necessario risintonizzare il televisore o il decoder HD. Cerca nel menu del tuo telecomando la voce impostazioni e seleziona la voce canali, poi sintonizzazione canali e attendi la risintonizzazione. La risintonizzazione è conclusa e puoi ora goderti la tua nuova TV digitale. Ricorda che dal 28 aprile Telemia si trasferirà sul canale 76 del digitale terrestre. Per ulteriori informazioni consulta il sito nuovatvdigitale.mise.gov.it. Bene, un problema che riguarda Gazzetta del Sud nello scarico del giornale di oggi, di questa edizione dell'11 di maggio. Noi chiudiamo con questa notizia che arriva dal nostro portale. RC, inchiesta Università Mediterranea, il GIP rigetta la richiesta di interdizione per 8 docenti. Vedete la notizia, il giudice per le indagini preliminari, Vincenzo Quaranta, ha rigettato infatti la richiesta di interdizione avanzata dalla Procura di Reggio Calabria nei confronti di 8 indagati dell'inchiesta Magnifica che ha riguardato l'Università Mediterranea di Reggio Calabria, accusati vario titolo di corruzione e turbativa libertà del procedimento di scelta del contraente. Bene, ci fermiamo qui, non ci sono altre notizie per quanto riguardava l'edizione di oggi della rassegna stampa. Ci ritroveremo domani, vi rinviamo per tutti gli aggiornamenti e approfondimenti all'edizione del nostro TG nel primo pomeriggio. Grazie per averci seguiti, buona giornata. Previsioni per oggi. Al mattino, sulle coste, bel tempo, con cieli sereni. In montagna, bel tempo, con cieli quasi sereni. Nel pomeriggio, sulle coste, bel tempo, con cieli quasi sereni. In montagna, nubi e schiarite, con possibili piovaschi. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, bel tempo, con cieli sereni. In montagna, bel tempo, con cieli quasi sereni. Nel pomeriggio, sulle coste, bel tempo, con cieli quasi sereni. In montagna, nubi e schiarite, con possibili piovaschi.